salve ragazzi, ecco qui che ritorniamo al livello 3 di Wolfram. Sì, insomma. Ok. Sto caricando ogni santa volta. Ma in fondo mi piace reagire qua. Oh. Oh. L'arma più potente del gioco, la pistolina. Ora però, sperando che ci stanno dei polli, in modo che posso recuperare l'energia. Non c'è niente qui. Ah, pollo. Ah, un altro pollo. Un altro pollo! Cos'è qua? La dispensa? La dispensa con i muri blu. Ok, no. È morto. Pollo, 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 pollo! Combo breaker! Qua ci sono appena passato? Forse. L'Alzheimer mi sta peggiorando. Forse il colore blu è quello che me lo sta facendo peggiorare. Andiamo. Un altro pollo. 94 di vita. Meglio. Sta benissimo. Così ritorniamo qua. Dopo un'esperienza molto buggosa, che caricherò un video a parte, perché l'uomo è mortale da vedere. Allora, una cosa non ho notato all'inizio del livello, perché c'era questa porta centrale con la luce blu, viola, e questo tizio qui è morto. Un altro tesoro, Dream e Dream. Sperando che abbiamo finito questa pagliacciata, andiamo avanti nel livello. E poi i tesori mi sa che servono attualmente solo, non solo per vantarsi del proprio punteggio, ma proprio per gli achievements. Hai fatto male. Un bel meno 20 vita. Non riuscirò mai a trovare un altro segreto. Eccolo, quello lì che mi ha buggato il gioco. Adesso se muori. Qui era una cosa stranissima del tipo. L'ultimo livello ragazzi, l'ultimo livello, no non è vero, solo che musica dovrebbe fare tensione. No. Niente segreto, niente segreto, niente segreto. Accidenti. Non sia mai un'altra volta il bug. Comunque, se il Deadshot è così potente, cosa servono le altre armi? Magari un bazooka potrebbe anche essere buono. Oh! Accidenti. Vado avanti, più muoio. Qua ricordo che ce n'erano due. Infatti, eccole, uno. Eccolo lì! Pistolero!
Gringo. Non ce la farò. A meno che non trovo un pollo. Dai, però non puoi fare i livelli così. E invece lo hanno fatto ben da più di 20 anni. Oh, guarda la trasparenza dell'acqua. Tu sono io e... specchi, ragazzi, 3 specchi, no, 4 specchi, 5 specchi, 6 specchi. Oh, non voglio vedermi in faccia. Ci sono cani. Cani. Beh, da tanto tempo che non ne ammazzavo uno, però non è che sia molto bello ritornare ad ammazzarli. Riuscirò a sopravvivere a tutto questo e anche all'ammazzamento di altro cane. E terra. Andiamo con Quick save. Sono sicuro che adesso morirò. Tentativo numero 3. Che avevo detto io, ragazzi. Sperando che non mi faccia ammazzare un'altra volta. Dico che questo gioco sta diventando sempre una cosa più ostica. Allora, ecco tu ed ecco tu, quello che mi ha ammazzato prima. Oh! Da quanto in qua servono 2 colpi per morire? Ok, basta. 39 di vita. Sperando che mi bastino. Ma posso usare il... Perché mi dispiace il colpo, che non è abbastanza potente. È ancora potente la pistola. L'MP40. Quello che è il mitra che ho cercato di pronunciare l'altra volta. Specchi, specchi ovunque. Basta. Acqua. Ah, oh, eccolo lì. Sì, è un assassino. Non c'è nessuno. Teoricamente. Va a cagare, dai. Ho capito che l'intelligenza non è molto sviluppata, però... Ho sparato un amico là davanti e tu non reagisci. Medkit! Medkit! Oh! Comunque, credo di essermi un po' perso. Non... Inizio a non sapere dove andare. Specchi. Iniziamo a perderci e a rendere i gameplay lunghi 2 ore. Quando a stento riuscirò a fare questo livello.
eccolo qui, la porta blindata. Però dietro c'è un'altra porta, e sai. Salve ragazzi, di nuovo qui. La porta di lato era una... c'era un casino immane, tipo tizi col mitra e tizi che ti sparano non appena apri la porta. E va, la porta di lato. Adesso cerchiamo di farla senza morire. Ecco qui. Sapere in anticipo la posizione dei nemici è abbastanza utile. Ok, se apro questa porta ci sta Pinco Pallino, che è morto. E qua c'è Ciccio Franco, che è morto. Ah, mi ero dimenticato qua di Zembronio. E a te come ti chiamo? No, non meriti nemmeno un nome. Ed ecco qui il problema. Queste due stanze. In una ci stanno solo le munizioni, in l'altra c'è il medikit. Vediamo un po' di farla con meno ferite possibili. Ok, questo non era un problema. In realtà il vero problema è quello che vedrò adesso. Oh, ok. Che c'è? Ok, sono ancora vivo, credo. 36 di vita, sì, può anche abbastanza definire vita. Ho finito con questo quantitativo. Oh yeah, magari. Hitler non si trova in questo livello. Io ricordo che qui c'era un segreto. E qui no! Ovviamente. Questo corridoio immane è... forza! Ok, non servivano un cazzo, ma è giusto per far colpo. Se no, quando esco da Wolfenstein, che cosa mi rimane? Ora di fare. Colpito. Ho sempre detto che la pistola è la migliore arma qui. Oh, cavolo, non ho visto. Non è che ce ne siano altri. Sono sicuro che qua ce n'è un altro. Infatti... ah, cavolo, questo non lo calcolavo. Esci fuori, esci fuori, esci fuori. Yeah. Colpito. Ok. Non è che ci sta un altro segreto qui prima di finire il livello, che magari un medikit mi sarebbe utile. No, niente. Vai con i tuoi 22 di vita. Eccolo qui, fine del livello. Livello 3 completato. Segreti 10%. Oh mio dio. Ok, livello 3 completato. La cosa si fa sempre più difficile. Ci vediamo alla prossima settimana, ragazzi. Ok, ciao.